Mattia, su, entra veloce. Dobbiamo andare subito su in camera, perché se ci scopre il babbo sono guai. C'è Mattia in casa. Ma che sta facendo? Guardate, c'ha la bocca come una proboscide, vuole baciare Giorgio. Lo devo fermare. Ragazzi, sono contentissima. Vi devo dire una cosa importante. Sono contenta. Oh, Giorgina, vieni qua. Ma sei tornata dalla scuola? Sì. Dai un bacino. Senti un po'. Com'è andata? Molto, molto bene. Oh, e senti un po', andiamo a fare merenda. Babbo, non posso perché c'ho da fare molti compiti. Ancora compiti? Sì. Ok, e allora va bene, a dopo. Va bene, ciao. Ragazzi, sono contentissima perché oggi verrà di nuovo Mattia, il mio fidanzato, a casa. Ve lo ricordate? Ciao Giorgia. Mattia, ben arrivato. Giorgina, senti un po', chi è questo qui? Sì, lui si chiama Mattia. Ciao Mattia. Ciao bro. Ma come parla questo? Voi due. Ora ci penso io a lui. Però, come sapete, c'è sempre un problema. Il babbo, che è troppo geloso e non vuole che io abbia fidanzati. Ora Mattia sta per arrivare e mi devo inventare qualcosa per farlo entrare senza che il babbo lo scopre. Che cosa mi potrei inventare? Mancano pochi minuti. Dai Giorgio, attiva il cervello. Giorgina, senti un po', riuscireste a portare il cane fuori per piacere? Mi è venuta un'idea? Babbo, c'ho tanti compiti da fare, te l'ho detto anche prima. Lo potresti portare se il cane fuori? Va bene, lo porto io. Poi quando hai finito scendi giù, va bene? Sì! Lucio, andiamo fuori, su! Andiamo Lucio! Ehi, andiamo a fare la pipì, su! Mi ha detto Giorgia che non devo suonare, la devo chiamare dal cellulare. Pronto Giorgia? Pronto Mattia? Sono qui davanti al cancello. Ah sì, al cancello? Ok, ti apro subito. Mi raccomando ragazzi, iscrivetevi al canale e lasciate un bel pollicione. E mi raccomando, non scrivete niente nei commenti, perché sennò il babbo si arrabbia. Adesso vado ad aprire il mio fidanzato. Perché se ci scopre il babbo sono guai. Ok, saliamo. Meno male che il babbo non ci ha visti. Sì. Mattia, sono contenta che sei tornato. Anch'io sono contento di essere qui. Dai, giochiamo a qualcosa. Sì, dai. Ok. Tocca a me. Mattia, ti posso fare una domanda? Cosa vuoi sapere, Giorgia? L'altra volta, quando eri a casa, te lo ricordi? Ma dove ti ero nascosto che non ti trovavo? Perché la casa è grande, ma non ha tanti nascondigli. In realtà mi ero nascosto dietro la porta dove ci sono le scale. Ad un certo punto volevo andare via, ma la porta era chiusa a chiave. Come chiusa a chiave? Fammi pensare. Forse ho capito. È stato il babbo a chiuderti lì dentro. Perché
Non gli stai tanto simpatico. Ma io non gli ho fatto nulla al tuo babbo. Eh sì, però lui è molto geloso. Il pin fatta, bravo, vai a cuccia. Oh. Ragazzi, ma è passata circa un'oretta e ancora Giorgia sta studiando. Ma può essere? Ma poi non capisco io. Cioè, mancano 3 giorni alla chiusura della scuola e gli lasciano ancora tutti questi compiti. Boh, Giorgia! Giorgia! Babbo, Giorgia. Mattia, c'è il babbo, ti devi subito nascondere. Giorgia, dove mi nascondo? Non lo so, Mattia, non lo so. C'ho un'idea, Giorgia, mi metto sotto la scrivania. No, no, Mattia, no, perché se entra ti scopre. Ce l'ho io un'idea, mettiti dentro l'armadio. Perfetto, penso che lì non ti possa trovare nessuno. Giorgia! Che c'è, babbo? Giorgia, vedo che hai finito di fare i compiti, eh? Sì. Ah, sì, ho finito. Allora hai finito, quindi che fai? Me li fai controllare? Ma che, babbo? Ormai sono quasi in seconda e non ci sono errori, non ti preoccupare, non c'è bisogno di controllare. Va bene, Giorgia. Allora dai, andiamo a fare merenda. Sì, ok. Io intanto vai, arrivo tra qualche secondo. Ci è mancato poco. Non respiravo più. E adesso respiri. Comunque, Mattia, al babbo gliela devo far pagare, perché l'altra volta si è comportato malissimo con te. Sì, un pochino. Però non mi sono offeso. No, invece le devo trovare una punizione. Cosa si potrebbe fare? Devo trovare qualcosa dove io e te possiamo giocare senza che il babbo ci dà fastidio. Oh, ho un'idea! Cosa c'hai in mente, Giorgia? Possiamo chiudere in bagno, così noi facciamo quello che ci pare. E come facciamo a chiuderlo in bagno? Dai, vieni con me. Dimmi! Si è rotto lo sciacquone nel bagno! Ma come si è rotto lo sciacquone nel bagno, Giorgia? Ma ci sono stato 3 secondi fa e funzionava! Babbo, ma ti giuro, si è rotto, vai a vedere! Vado a vedere, ma secondo me funziona! Ma prima funzionava, come è fatta a muoversi? Ti giuro, ragazzi, che prima funzionava lo scarico! Ma come può essere? Fammi vedere! Ehi! Chi è? Vai! Ti mandi chiuso il bagno! Ti mangio il bagno! Apriti! Giorgia, sei stata tu! Sì, babbo, e adesso ci rimani! Aprimi, Giorgia! Giorgia, aprimi! Ma perché mi hai chiuso in bagno? No, non ti apro, perché so che l'altra volta sei stato te a chiudere Mattia di là! Giorgia, mi chiedi di aprire, per favore? No, babbo, puoi dire tutto quello che ti pare, ma non ti apro! Guarda che ti metto in punizione, apri questa porta! No, non ti apro, ciao! Vado a giocare con Mattia! C'è Mattia in casa! Come ho fatto a entrare? Giorgia, aprimi! Aprimi! Giorgia, Mattia, apritemi! Come faccio? Tanto lo so che quello gli metterà le mani addosso! Apritemi! Come faccio a uscire da qui? Giorgia! Ecco fatto, Mattia! Ho chiuso il babbo in bagno! Adesso possiamo fare tutto quello che ci pare. E cosa facciamo adesso? Ti va se ci strafoghiamo di patatine? Sì, Giorgia, a me mi piacciono un sacco le patatine. Allora andiamo! Eccomi, Mattia, guarda che pacco enorme di patatine. Gnami gnami! Quanto sono buone queste patatine! Ragazzi! Ma chi mi volete lasciare tutta la giornata dentro in bagno? Aiuto! Mi aprite! Mi sentite? Che cosa staranno facendo voi due? Mi aprite! Aiuto! Mi aprite!
dentro. Mattia, lo sai qual è la cosa che odio di più il babbo? Cosa? Quando saltiamo sul letto! Sì! Aspetta Mattia, stai già un secondo, guarda cosa fare! Wow! Wow! Guarda cosa può fare anche! Mattia, facciamo una gara di chi salta più alto! Ma sei sicura che il tuo babbo poi non si arrabbia? Ma tanto non lo scoprirà mai, è chiuso in bagno! Yeah! Mattia, c'ho un'idea di gioco! Perché non giochiamo al pavimento e lava? Che bella idea, Giorgia! Pavimento e lava! Mattia, andiamo in quella che fa, no? Va bene. Si fa questo prima. Guarda Giorgia, sta vincendo! No, invece non sta vincendo! Ti ha raggiunto! Ma tu io lo metto anch'io. Uno, due, tre! Wow! Alla vedetta! Questo ragazzo non mi piace proprio, ma poi parla anche strano. Non capisco, sempre con quel bro, bro. Ma che dici? Non lo capisco. E di sicuro proverà in tutti i modi a mettere le mani a Giorgia. Oppure anche a baciarla. E io non voglio. Devo trovare un modo per uscire da qui. Comunque non mi piace, non mi piace, non mi piace. Ragazzi, se siete d'accordo con me, lasciate un bel like e ovviamente iscrivetevi al canale. Yeah, ce l'ho fatta! Mi aprite! Ma perché non ci ho pensato prima, ragazzi? Ma qui c'è la finestra! E se non sbaglio, noi non siamo al secondo piano o al primo, siamo al pian terreno, cioè vuol dire che se io apro la finestra la posso scavalcare, fare il giro della casa, aprire la porta e beccare quei due. E farò proprio così. Non capisco perché ci ho pensato prima. Ascolta qua. Mi sono stancata di giocare. Ti andrebbe di guardare un film? Sì, che bello! È una buona idea. Forse questa volta riuscirò a dargli un bacio. Forse questa volta riuscirò a dargli un bacio. Insieme, sono sul divano. Ma che sta facendo? Guardate, c'ha la bocca come una proboscide, vuole baciare Giorgia. Lo devo fermare, lo devo fermare. Ma via, t'ho beccato, togli subito quelle mani da dove sono Giorgia. No bro, non ho fatto niente. T'ho visto che la stavi baciando. Vieni qui, vieni qui, vieni. Guarda che sacchiappo, sacchiappo. Vieni qua, vieni qua Mattia. Ma quanto corri? Vieni qua, dove sei? No, c'è il babbo, come ha fatto a scappare? No! Mattia, corri più veloce che vuoi! Mattia, non ti far prendere! Ho preso, vieni qua! No, bro, non ho fatto niente! Non hai fatto niente con questa faccina? Guarda che tu hai visto dalla finestra che stavi baciando Giorgia! Questo non si fa, eh! Guarda che c'è la mamma che ti sta aspettando fuori, vieni con me, vieni! Vieni! Ok, via!
E non ti far più vedere! Veramente, l'ho cacciato via! Ciao, ciao, ciao! Babbo, ti odio! Ti comporti sempre male con mio fidanzato! Cioè, lui viene e te lo cacci via di casa! È possibile! Non ti voglio più parlare! Ok, Giorgia, ciao! Ragazzi, ci mancava poco, la stava quasi per baciare! Invece sono stato così bravo che l'ho preso per l'orecchio, come avete visto, e l'ho buttato via fuori di casa! Sono proprio bravo! Anche se sono un po' dispiaciuto per Giorgia! Giorgina! Giorgia! Il babbo si è comportato veramente male con Mattia! Non le voglio più parlare! Ora vi voglio lasciare perché sono triste! Se questo video vi è piaciuto, a me no! Lasciateci tanti like, attivate la campanella degli aggiornamenti e se ancora non l'avete fatto, iscrivetevi al nostro canale! E io, arrabbiata con il babbo, vi saluto con un grande... Wow! Ciao, al prossimo video!